Buongiorno a Mauro Pratelli, direttore generale di T-Forum. Ecco, a poche ore dall'inizio dell'edizione di quest'anno dell'IT Forum, chiediamo come è cambiato e come sta cambiando il panorama del trading online in Italia e quali sono adesso le caratteristiche principali di questo settore. Allora, buongiorno a tutti. A me sembra che l'attenzione si sia spostata verso prodotti anche di investimento e magari diversi dai soliti titoli azionari. Per prima cosa direi le valute, che secondo me sono un po' diventate un punto di riferimento per tantissimi trader che una volta magari facevano soltanto il solito azionario, probabilmente per avere come riferimento un mercato magari sempre attivo anche in orari diversi, con stagionalità diverse. Mi sembra anche che l'investitore, il trader medio, non sia stato in grado di cogliere le occasioni che sono presentate nel periodo, ed è per questo che la didattica, l'apprendimento e l'incontro con i promotori, con i consulenti è uno dei motivi principali per venire a Rimini. La didattica, esatto, la possibilità di imparare e capire meglio come vanno i mercati. Sicuramente, quindi le chiedo adesso appunto quali saranno le novità per quest'anno e cosa vi aspettate dall'edizione di quest'anno, cosa si aspetterà il trader che verrà a Rimini? Dunque, noi stiamo continuando nel nostro progetto, che è iniziato ormai molti anni fa, di rendere T Forum una manifestazione completa a tutto tondo, quindi spaziamo sempre più. Ad esempio, quest'anno abbiamo ancora più previdenza integrativa, anche con l'accordo che abbiamo fatto, ad esempio, con la giornata nazionale della previdenza. Sì. Abbiamo anche un grande ritorno del trading online dal vivo con dei trading show, sono dei momenti molto focalizzati, ma anche ad esempio il potenziamento del village dei promotori o lo spazio dei consulenti e grandemente aumentate anche i convegni sulla fiscalità e sulle normative, sugli impatti sulla nostra vita anche fiscale. Quindi quello che ci aspettiamo è di continuare a rendere T Forum una manifestazione a tutto tondo, come non ce ne sono, pochissime ce ne sono al mondo, dove chi viene trova tutte le informazioni di cui ha bisogno, cosa dire, per un anno intero. Collego con il tema sulla fiscalità, che sarà immagino uno dei temi caldi a Rimini. Come impatterà l'aumento della tassa sulle rendite finanziarie che c'è stata da poco? Quali saranno i rischi per i trader e per il settore? Sì, giustamente è un tema molto caldo insieme a quello dell'euro, euro sì, euro no, che è un altro tema molto caldo, visto che poi siamo a 2 giorni dalle elezioni europee. Certo. Il discorso della fiscalità è un discorso molto sentito, ne parleremo con veri esperti. Probabilmente la grande paura un pochino è stata metabolizzata in questo periodo di applicazione della Tobin Tax, tra l'altro, e quindi forse le cose sono vissute in maniera un pochino più tranquilla, ma sicuramente, specialmente i broker, vivono molto il timore della concorrenza, chiamiamola sleale, da parte di nazioni che magari hanno delle applicazioni differenti. E quindi sarà veramente un tema molto molto caldo e sarà uno degli argomenti proprio più importanti dell'incontro che faremo a Rimini. Perfetto, ecco, e dopo Rimini, appunto, quali saranno i vostri progetti per i mesi successivi? Quali saranno gli altri appuntamenti del T-Forum? Beh, riprenderemo i nostri classici tour invernali, sono delle tappe piccole o medio piccole, 100-200 persone, geolocalizzate, quindi abbiamo Verona, Milano, Firenze, Roma, Napoli, in modo per toccare un po' vari centri caldi, e saranno anche come sempre trasmesse tramite live, video live, in modo che chi non può venire può comunque rimanere informato e partecipare. Ma è inutile dire che l'appuntamento importante dell'inverno è il nostro IT Forum Winter, che si tiene a Rimini. Ormai da diverse edizioni è diventato il momento principale di incontro ed è anche una specie di checkpoint a metà anno, aspettando il prossimo IT Forum, ed è un'occasione che è diventata sempre più popolare. Quindi vi aspettiamo a maggio, ovviamente tra pochi giorni, e poi di nuovo a winter, a novembre. Le date verranno comunicate. Ringraziamo Mauro Pratelli, direttore generale di IT Forum, e vi aspettiamo a Rimini, giusto? Grazie, vi aspetto a Rimini numerosi, come si dice. A presto ormai. Perfetto, salve, a presto.